Maestro, saluti, buongiorno, bentrovati. Buongiorno. L'autore del quadro ultimo che è entrato nel santuario di San Michele, che raffigura un meraviglioso San Michele fresco di parrucchino, in cui noi vediamo i nostri figlioli, i nostri ragazzi. Questo quadro, come dicevo poc'anzi, mi ha emozionato portando il mio pensiero verso una gioventù odierna, di quella purtroppo che ci fa soffrire con delle doglianze di incidenti stradali, di difficoltà psicologiche. Maestro, mi permetto di chiedervi, ma come vi è venuto in capo di pittare un San Michele così tanto bello, fresco di parrucchiere, con quella pettinatura bionda, al di là di tutta la finezza e i dettagli del quadro meraviglioso, tra l'altro è di fronte come pala d'altare ad un altro quadro spettacolare. Come è venuto? No, è un comunque figlio dei nostri tempi, no? È un modello figlio dei nostri tempi, un ragazzo, tra l'altro. Quindi ho sbagliato nel pensare che vedevo uno dei nostri ragazzi con quei capelli biondi, sistemati, così tanto curati. Sì, perché io, a differenza magari di alcuni pittori, altri pittori, io prendo modelli esistenti, sono persone, tutte persone esistenti, sono miei amici, tutta la schiera di personaggi che stanno lì. Sono tutti modelli esistenti che sono miei amici. Reali. Reali. Ieri festa di San Michele è stato presentata al pubblico, ha avuto un successo enorme. Ah, peccato, io ieri non so più. Cioè, pensavo fosse oggi, vabbè, comunque. E Don Catello stesso, così tanto pieno di entusiasmo, lo ha presentato con grande gioia ed enfasi. Io quel lavoro ci tengo tanto, perché intanto l'avevo già iniziato, prima di avere... Intanto fateci capire bene, voi siete un maestro e dipingete quadri? Sì, sì, io sono un maestro di pittura, cioè un bimbo quadri. E il vostro nome come ce lo dite? Michelangelo della Morte. Michelangelo di Castellammare di Stabia? No, io sono di Napoli. Ah, di Napoli. Ci fa piacere di questo dono particolare, perché questo santuario lo vogliamo crescere di giorno in giorno, prima potevamo dire di anno in anno. Quindi avete voluto portare questa opera, ma con la motivazione. Io voglio scavare nel vostro animo, voglio comprendere bene. No, intanto io sono devoto a San Michele, da sempre. Poi il mio nome, Michele, Michelangelo. Nome di famiglia. Poi sì, mio nonno era in casa, e quindi io ho una devozione per questo santo che mi ha sempre attratto da quando ero bambino. E poi io questo quadro l'ho iniziato per conto mio, perché volevo fare un quadro dedicato a San Michele, e poi mi è arrivata la comunicazione da parte di Don Catello, che comunque c'era in atto questa possibilità, e io poi l'ho continuato, ho modificato perché la composizione era soltanto del San Michele e la bestia che sta sotto, allargandolo alla visione, alla base. No, allargandolo inserendo due personaggi, San Catello e Sant'Antonino, caproni di Castellammare, che hanno avuto questa visione. Vabbè, la storia la conoscete, certo, sicuramente. E quindi io ho iniziato questo quadro con amore, perché veramente è stata un'esperienza per me incredibile, cioè, ed è un lavoro a cui sono legatissimo. Uno dice una mia amica che ci fa piacere sentirmelo dire, no? ne siamo emozionati. Sono proprio, perché... Io sono legatissimo a questo quadro, a tutta la storia che c'è dietro, che è partita dal cercare il modello, anche gli altri modelli che sono giù, la persona anziana, ci sono state tutta una serie di combinazioni che noi chiamiamo casuali, ma in realtà di caso non c'è nulla. Che quando ho iniziato il quadro, io dopo un poco ho conosciuto il modello giù alla base, che è questo personaggio barba e capelli lunghi, ed è simile al Soma che aveva proprio San Catello. Maestro della Morte, voi pensate che io sbaglio quando, guardandolo in viso a questo San Michele, vedendo questa gioventù, la nostra gioventù, quella del terzo millennio, penso alle cose positive, al loro essere scienziati e menti aperte, e al loro momento di sofferenza che purtroppo ci danno attraverso motociclette, droghe. Allora, con questo quadro io ho voluto anche raccontare, o cercare di trasmettere ai giovani, ma a tutti, un esorto alle virtù, cioè a sviluppare le proprie virtù, perché ognuno di noi nel proprio cuore possiede
delle virtù, delle capacità. Tutti indistintamente, però sono le scelte che noi sbagliate che facciamo, che fanno i giovani, che vanno nelle droghe, vanno nelle cose spericolate, muoiono negli incidenti, perché è una mancanza di consapevolezza. Il proprio cuore, il cuore di ognuno di noi, è all'interno di esso c'è tutto, ci sono le virtù. Il cuore bambino. Ed è il cuore bambino, no? E noi abbiamo l'insegnamento di Gesù che si attorniava di bambini, lui preferiva parlare di più con i bambini che non con gli adulti. Perché? Perché un cuore puro, paradossalmente è un cuore più consapevole di ciò che è, di ciò che possiede, delle capacità, delle potenzialità che il proprio cuore possiede. Quindi io là ho esaltato le virtù del maestro della morte, del modello del San Michele, che è pieno appunto di virtù. Vai. La vostra parrocchia a Napoli, qual è il maestro della morte? No, io cioè nel senso un po' di qua, un po' di là. Ma in Santa Maria Nova, in che quartiere operate? Se voglio venire nel vostro studio per comprare un quadro, dove devo venire? Lo possiamo dire? Sì. Concetto... La zona delle poste, stanno le poste centrali. Quindi è proprio centrale. Da Sorrento possiamo andare anche con l'aliscafo, sì, in stazione marittima di fronte. Due minuti a piedi. E state a livello di strada o devo entrare in un appartamento? No, è un appartamento, è un palazzo, è casa studio. Cioè una casa studio della morte, c'è Napoli. C'è uno spazio adibito a studio e poi c'è il resto dell'appartamento. Noi non possiamo fare altro che farvi i nostri complimenti. Grazie. Soprattutto il nostro grazie per questo regalo, perché è un timbro dell'anima, chiunque lo guarda non rimane indifferente, rimane colpito da qualche cosa, mo o è a faccia lo San Michele o altri dettagli, ma sono sicuro che non lascia indifferente. Perché è dipinto con amore, per questo. Grazie e complimenti. Grazie.